6 mesi per raccogliere 50.000 firme a sostegno del progetto di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Un obiettivo alla portata che intendono perseguire anche gli avvocati della Camera Penale dell'Aquila, che dopo aver lanciato la campagna in una conferenza stampa nella nuova avveniristica ala del Tribunale del Capoluogo, oggi sono passati all'azione, ovvero alla raccolta delle prime firme nel gazebo piazzato all'ingresso del Tribunale. Al nostro microfono il presidente della Camera Penale, Gianluca Totani. Speriamo che sia massiccia la partecipazione della società civile a sostegno di una iniziativa che è assolutamente ormai ineludibile. Ecco, perché siete favorevoli alla separazione delle carriere dei magistrati? Perché è il fine stesso di quello che per noi è il giusto processo. Il processo penale è un processo tra parti, sicché l'accusa e la difesa devono essere messi sullo stesso piano. Oggi abbiamo il pubblico ministero che è un collega del giudice, sicché non c'è parità tra le parti. A questo punto è necessario quindi che le carriere dei magistrati vengano nettamente separate, anche perché i magistrati non solo fanno parte dello stesso ordine, ma si creano delle incrostazioni, soprattutto in organismi quali i consigli giudiziari, che giudicano sulle carriere stesse dei magistrati, che possono influire sugli avanzamenti di un pubblico ministero piuttosto che di un giudice. Per non dimenticare poi il fatto stesso che fanno parte di una stessa associazione di categoria come l'Associazione Nazionale Magistrati.